Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Ho preparato la farina per fare queste pizzelle. Farina zero, metterò la farina zero perché non ho la 00, oppure quella per pizza potete mettere. E ci ho messo dentro una manciata di rimacinata. Ora sto sciogliendo il lievito madre che avevo rinfrescato, lo sciolgo con una parte dell'acqua che ho preparato. Queste pizzelle sono praticamente delle pizzette fritte originarie di Napoli. Io farò l'impasto a mano, non accendo per niente la planetaria, quindi verso tutto nella ciotola, la farina, l'acqua, poi ci metto il lievito madre che ho sciolto. E vado ad impastare a mano. Non faccio autolisi, niente, anche perché fa molto caldo, quindi penso che la lievitazione sarà molto veloce, anche se io farò un passaggio in frigo perché sto facendo l'impasto la sera, altrimenti iniziate la mattina e in giornata, in serata poi potete friggere le pizzelle. Sono chiamate anche montanare, ma non so dirvi perché. Io in montagna le ho viste queste frittelle simili, però sono dolci e dentro credo che ci mettano il latte per renderle più morbide. Bene, ho versato anche l'olio, un bel cucchiaio d'olio. Finisco di mettere l'acqua così mi regolo se ci vuole tutta o se ce ne vuole un'altra pochina. All'inizio, come vedete, appiccica molto, quindi poi in seguito mi aiuto con l'acqua, inumidisco le mani. Qui ho accelerato un pochino il video, però ho impastato, diciamo, per 15-20 minuti. Bene, mano a mano, mentre vado avanti, vedete che l'impasto diventa più omogeneo ed elastico. E piano piano non appiccica più. Ok, praticamente questo è un impasto della pizza, quindi potete usare qualsiasi ricetta che avete della pizza. Ho fatto una dose minima perché è una prova, non le ho mai fatte queste pizzelle. Io ho deciso di fare 2 o 3 giri di pieghe slap and fold, credo. Spero di aver pronunciato bene, ma se volete le classiche pieghe in ciotola vanno bene lo stesso, eh? Le faccio lo stesso così per farvi vedere. Ok, e ci siamo, vedete l'impasto, anche avendolo fatto a mano, si presenta molto bene, ha incordato bene. Ok, adesso copro con la pellicola, lo tengo un pochino a temperatura ambiente, è una mezz'oretta, ma fa molto caldo e poi lo metto in frigo tutta la notte. E qui siamo al mattino dopo. Verso l'impasto sul piano di lavoro. Scusatemi se qualche volta sbaglio magari sulle sequenze, perché io quando giro praticamente soltanto i video perché faccio tutto da sola e poi doppio, magari ho doppiato, ho detto una cosa, poi non mi ricordo, ne dico un'altra, succede. Non è che ho il cameraman, che mi aiuta, faccio tutto da sola, quindi ho i miei limiti. Bene, come avete visto, ho allungato soltanto l'impasto, non l'ho toccato per niente. Poi faccio le pezzature che devono essere pressappoco di 50 grammi l'una. E poi faccio praticamente come se facessi i panetti della pizza. Avvicino i lembi e poi pirlo arrotondo. Ed ecco qua, come delle mini pizze. Ok? Con questa dose dovrebbero venire pressappoco 12 pezzi, poi vediamo se vanno bene così o se bisogna, perché ho visto
su internet alcune ricette che parlano di 50 grammi, però mi sembra un po' troppo, poi controlliamo dopo quando sono lievitati. Bene, abbiamo finito. Sono piccolini, quindi è un po' difficile pillare. Ok, eccoli qua. Ora li metto, io ho deciso di metterli dentro un telo, sulla teglia con il telo, vedete, separati con il panno, altrimenti li potete lasciare anche su un tavolo di legno, su un piano di lavoro di legno. E li ho fatti lievitare ancora, all'incirca 2 ore, calcolate che fa molto caldo, quindi devono quasi raddoppiare. Nel frattempo ho preparato un bel sughetto, come avete visto. E poi mi sono preparata anche il basilico e il parmigiano. Se volete potete mettere la mozzarella. Il parmigiano l'ho grattugiato a striscette lunghe. Ok, intanto l'olio sta già scaldando sul fornello, l'olio di semi. E allargo le pizzelle. Vedete, ci sono le bolle, quindi non ci è voluto molto per la seconda lievitazione. Le allargo, cerco di farle più sottili al centro. A me sembrano un pochino grandine, perché queste poi crescono in cottura, poi si gonfiano. Cerchiamo di abbassarle bene al centro. Quindi io le farei sinceramente di 30 grammi, non di 50, anzi mi sa che gli altri panetti forse li divido. Vediamo adesso le prime come vengono. Eh sì, perché sono grandini, vedi? Ok. Andiamo a friggere. L'olio ben caldo. Attenzione, forse non era abbastanza caldo il mio, eh. Poi dobbiamo con il cucchiaio abbassare il centro in modo che non si gonfi, no? Perché deve rimanere basso al centro e gonfiarsi soltanto ai lati. Quindi io adesso sto facendo così, ma se volete con una schiumarola. Però con il cucchiaio abbassate il centro in questo modo. Bene, subito appena cotte, vanno subito condite con il sughetto, devono essere ancora calde. Queste mangiate calde sono buonissime, si sente un profumino veramente appetitoso. Il sughetto l'ho fatto con il mio pomodoro, ci ho messo anche un po' di origano. Questo è il parmigiano, vedete, l'ho grattugiato così, ma se volete anche la mozzarella. Io preferisco il parmigiano. E poi ci va una fogliolina di basilico, le mie foglioline, le mie sono giganti, il basilico dell'orto. E quindi man mano che le faccio, le condisco. Ok, continuo la cottura. E non le faccio tutte. Erano 12, ne faccio solo un pochine e il resto le congelo. Voglio provare anche congelandole a vedere come vengono quando le tiro fuori. Poi vi farò sapere nei commenti del video. Come vedete, le prime sono quelle da 50 grammi, e poi ho corretto, cioè ho diviso i panetti e le ho fatte da 30. 30 grammi è il peso giusto. Bene amici, io direi che sono venute molto bene queste pizzelle, sono ottime calde naturalmente, ma anche fredde sono buonissime, vanno molto molto bene. Eccole aperte, vedete dentro come sono ben alveolate. Ne ho provata una con lo zucchero, così invece del pomodoro ci ho messo sopra lo zucchero. Adesso ve la faccio vedere, beh, speciale, che devo dire. Bene amici, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video, ciao!